Buongiorno Calabria, oggi vi porto in una casa bellissima con due persone fantastiche e vi farò conoscere un'espressione dell'arte eccellente. Noi vi proponiamo sempre eccellenze, quindi andiamo. Allora ragazzi, siamo arrivati, siamo venuti a disturbare due persone che ora vi presenterò. Buongiorno, buongiorno. Siamo con i Carli. Abbiamo Carlo e Carlotta. Chiaramente Carlo in blu, Carlotta in a fianco. Non riuscivo a descrivere il colore della maglia. Allora, siamo venuti qui perché, come promesso, da lì che avete visto su Instagram, saremmo tornati per spiegarvi: uno, chi sono i Carli? Due, cosa fanno? E soprattutto perché lo fanno? Dobbiamo dare una spiegazione. Allora, chi sono i Carli? Domanda complicatissima. No, vabbè, vai tu o vado io? Sì, allora, i Carli chi siamo? Siamo io e mio marito, Carlo e Carlotta, e siamo un duo artistico. Mio marito è un pittore di modellini e io sono una scultrice, nonché attualmente giovane allieva studente dell'Accademia di Belle Arti. E già questo è un programma. Poi passiamo a Carlo. Sono Carlo, sono un artista pittore di figurini, prettamente fantasy, da 20 anni. 20 anni che con i miei pennelli do vita a quelle che sono le mie piccole creazioni, perché di questo si tratta, no? Di miniature. Poi ho conosciuto mia moglie, scultrice. E lì è cambiata la vita. Diciamo che lì abbiamo iniziato a fare un percorso artistico non indifferente, importante, una ricerca artistica, uno studio. Da lì sono nati i Carli, che hanno già prodotto due miniature che sono in vendita nel mercato internazionale, difatti, di cui uno è andato molto bene. Sì, poi infatti poi, esatto, andremo un po' a sbirciare. Non so se notate, abbiamo messo qualcuna qui, ma poi chiaramente vi faremo vedere anche quello che c'è lì, che non è da sottovalutare. Vi faccio, diciamo, qualche domanda anche per dare la possibilità a chi segue di comprendere il settore. La prima domanda è: da cosa è iniziato il tutto? Da cosa è scaturita la passione verso questo mondo? Allora, diciamo che noi siamo arrivati al modellismo in effetti dopo un lungo percorso, diverse sperimentazioni in diversi ambiti, e ci siamo poi ritrovati in questo entrambi. Io personalmente ho le mani in pasta da sempre, si può dire, perché ho fatto anche il liceo artistico, le scuole d'arte sin da quando ero bambina. Comunque. Quindi è un percorso che inizia già con gli studi liceali. Sì, ma già da bimba comunque amavo non solo disegnare, comunque pasticciare, creare, modellare, dipingere, cucire vestiti. Ecco, tante bambine magari anche dei miei tempi abbiamo cucito vestiti per le bambole. E Carlo ci è arrivato con un po' più di calma. Allora, la mia è proprio una vera e propria passione. Cioè, ho iniziato per gioco. Giocavo con le miniature dei War Games. Avevo tanti amici che giocavano nelle fumetterie, nelle ludoteche. Un giorno ho preso una miniatura 28 mm, parliamo del 2002, forse 2001. L'altro giorno. E ho iniziato a dipingere per gioco, per scherzo, questa miniatura. Poi ho iniziato a giocare. Da lì la necessità di dover dipingere il mio esercito di War Games giocare. Certo. E da lì ho scoperto di avere, non lo chiamo talento, lo chiamo proprio passione verso queste cose. Cioè, mi veniva facile, mi veniva naturale. È vero che io uscivo pure da io sono stato restauratore di opere d'arte per tanti anni. Diciamo che c'è stato un passaggio. Sì, io ero in una ditta di restauro. Quindi comunque ho restaurato in tutta la Calabria. Avevo questa cosa già di lavorare sul piccolo, con dei pennelli piccolissimi, per fare delle piccole dipinture, dettagli, in maniera tecnica, per come si faceva sul restauro. E quindi io l'uso del pennello comunque lo conoscevo. I colori pure li conoscevo molto bene. Comunque ho studiato storia dell'arte, quindi comunque ero un conoscitore dell'arte. Sempre pertinente a quello che è. Quindi ho visto che mi veniva facile, è diventata una cosa di cui non potevo farne più a meno. E poi nel 2005...
partecipato alla mia prima gara ufficiale per gioco. Noi andiamo, vediamo un po' che cosa succede a Lucca Comics. Sono tornato a casa con un argento e quindi da lì è iniziata la scalata. È iniziato a fare tutto. Sempre meglio. Ma non mi sono più fermato. Ti chiedo una cosa che in genere chiedo sempre, perché voi non lo sapete, ma prima l'intervista è stata fatta al contrario. Sì. Erano loro che intervistavano me. Però porgo una domanda comune ma importantissima. Il fatto di trovarsi in Calabria, in questo caso a Cosenza, secondo te, secondo voi, quanto ha giocato in positivo e quanto può aver rappresentato, magari, chiamiamolo un ostacolo per quello che è il vostro settore? Attualmente non è un territorio dove si investe moltissimo nel settore artistico. Vero. Nonostante, in realtà, la Calabria è un territorio che ricco, ricchissimo di arte, di storia, di cultura e di artisti contemporanei. Bello. Ma non soltanto nel settore delle arti visive, cioè a 360 gradi, anche musicisti, per dire, cioè in Italia, in Calabria ne abbiamo veramente tanti e apprezzatissimi, veramente persone che io stimo tanto, molto in gamba. Beh, facevamo l'altro giorno l'esempio anche di Adele Ceraudo. Adele, per come quanto no. riguarda il disegno. Adele, perché ne so, Andrea Gallo. Che è stato uno dei miei maestri di pittura. Spero che io non fargli fare una brutta figura. No, sono sicuro che sarà molto orgoglioso. Artisti che comunque, ripeto, il compianto, insomma, Adriano Fida, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, ma anche, ripeto, anche nel settore della musica. Insomma, ne abbiamo tanti, però sì, ce n'è per tutti i gusti, come si può dire. Ce n'è per tutti i gusti, sì, però purtroppo Si investe poco, ci si crede poco. E ripeto, la cosa è assurda, perché la Calabria è un territorio veramente, abbiamo tanta di quell'arte, di quella storria che potremmo vivere solo di questo. Sì, effettivamente è una regione abbastanza piena di tutto ciò. Ma poi abbiamo tanti storici dell'arte, grandi archeologi, abbiamo una marea di gente che comunque ha studiato e studia ancora per la Calabria e fa di tutto per portarla in auge. Ma è vero. Non si sa perché ancora nella cultura sono poche le persone che ci credono. Diciamo che chi ci crede ancora siamo la resistenza, io dico sempre, sì, anche sì. Questo. I partigiani. Siamo i partigiani della cultura. E cerchiamo di valorizzare al meglio e dare lustro alla nostra amata terra. Sì. E questo è il motivo del video. Sì. Giunge a fare. Noi ti dobbiamo ringraziare perché tu ci hai detto che siamo delle eccellenze. Ma non solo te l'ho detto, non è un'offesa, come l'ho chiamato, ma perché credo fermamente che noi abbiamo eccellenze andando in qualsiasi campo. Dobbiamo essere solo bravi a saperle raccontare e mostrare, come le miniature. Perché prima di fare altre domande, vi faccio vedere un po'. Queste sono delle Oak Dolls. Oak è l'acronimo di One of a Kind. Cioè una per tipo, sono dei pezzi unici, sono delle bambole totalmente, interamente realizzate a mano e sono pezzi da collezione. Wow! Allora vi faccio vedere quella che a me ha dato più impressione in senso positivo. Guardate il volto e ditemi se non avete l'impressione che vi stia guardando. Anzi no, ora sta guardando Carlo veramente. È un po' arrabbiatella pure. Arrabbiatella, la giro un po' così. Guardate, cioè è incredibile. Queste, io dicevo prima che ad occhio, anche da non intenditore come me, danno subito impressione di essere, proprio perché sono pezzi unici, di essere fatti interamente a mano, correggetemi se sbaglio, quanto ci vuole? Cioè, è la domanda che ci fanno tutti. È la domanda che ci fanno tutti, perché il tempo di realizzazione in effetti dipende da tante variabili, ad esempio anche il clima stesso. È una variabile. Caldo, freddo. Sì, caldo, freddo influisce tanto. Dipende anche dalla difficoltà stessa del progetto. Quindi il soggetto che si andrà a realizzare. Il soggetto, la grandezza, quindi la scala. Diciamo che si va da una settimana a mesi di lavoro. Però ragazzi, ve li faccio rivedere perché sono davvero spettacolari. Guardate i dettagli. Il dettaglio di pittura, dipinto, si chiama dipinto o pittura? Diciamo che questo si chiama freehand, è un dipinto a mano. La mano che spunta dal terreno e tira la calza. La mano, guardate lì la mano che è. Secondo voi, se un ragazzo più giovane
volesse avvicinarsi a questo tipo di arte, voi che consiglio dareste, considerando, diciamo, un calabrese, un ragazzo calabrese caputosta, come si vuol dire, come noi, che ha passione, dice vorrei fare questo? Allora, beh, diciamo che come in tutto è necessaria la volontà di cominciare. Sì, prendere per buono, io lo dico sempre ai ragazzi a cui ho insegnato, la fortuna di avere persone come noi qui in Calabria. Perché? Perché quando io ho iniziato ero solo, non c'era nessuno, dovevo partire, dovevo andarmi a vedere le mostre, dovevo andarmi a trovare i grandi, andarli a studiare era sul posto. Era molto difficile. Così. Oggi noi facciamo scuola, qui sì. Penso che è una cosa che, facciamo uno spoiler, noi abbiamo intenzione di aprire una scuola, diciamo un centro culturale artistico. Fai tu, di tu, spiega tu qual è il nostro progetto. Allora, riflettori su Carlotta. Il nostro progetto, la nostra intenzione è quella di aprire un polo culturale e artistico con lo scopo di coinvolgere tutta la comunità. Senza limiti di età, dai giovani ai meno chiunque giovani. Fosse, diciamo, interessato, assolutamente alla scultura, ma non una scultura intesa solo come modellismo in piccola scala, a 360 gradi, oppure alla modellistica o alla pittura. Il nostro sogno è quello di riuscire a portare avanti questo progetto in un antico borgo della Calabria. Wow, bellissimo. Ecco, io penso che la cosa importante è che quello che noi abbiamo imparato non deve rimanere qui e morire con noi. Esatto. Ma io sono dell'idea che noi dobbiamo estendere il più possibile, a più persone possibile, quello che negli anni abbiamo imparato. Perché? Perché rimane la memoria, no? Cioè rimane... Assolutamente. Portiamo avanti un progetto, un qualcosa che può diventare un filone calabrese. Chiamiamolo così, no? Sì. Perché sennò io comunque me ne posso chiamiamolo anche andare. Chiamiamolo col suo nome. Io me ne posso anche andare, ok? Me ne vado in un borgo in Toscana, in un borgo in Lombardia, ma ho perso quello che sono fondamentalmente posso fare nella mia terra, che può lasciare qualcosa alla mia terra, no? Quello che noi ci siamo sempre detti. Comunque già vedi, nel 2025 ci sarà il mondiale a Versailles. Sarebbe bello riuscire con dei ragazzi allievi a partecipare insieme a loro, sì, creare proprio una squadra, rappresentare la Calabria. Diciamo che noi siamo un piccolo gruppo di modellisti in Calabria, esiste già, molto piccolo, molto ristretto, sì, in realtà, con il quale gruppo è il secondo anno già consecutivo che organizziamo la mostra concorso di modellismo statico, okay, storico e fantasy, che si terrà a Catanzaro il 23 e il 24 settembre. E okay, vi aspettiamo, ovviamente. E vi aspettiamo. Vabbè, Francesco, al Museo Militare. Io sono stato costretto sarò costretto ad andare. Sì, anche un giorno devi venire per fare un piccolo servizio. Sì, perché è molto volentieri. E come banco di prova abbiamo pensato di coinvolgere gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dedicando a loro un esclusivo contest di toys, no? Sì, di soldatini, come dire. Chissà, riusciamo a reclutare giovani. Che talento. Sì, talento. Sono molto interessante. Quindi preparatevi, perché andremo a visitare o andremo con i Carli a perlustrare. Faremo, esatto. Anche perché verranno da tutta Italia, non solo. Non so. Ci sarà molto interessante. Sì, ci saranno pure club da Malta, molto probabilmente. Quindi siamo... Molto, molto interessante. Sì, infatti è una bella cosa, ci abbiamo lottato, non abbiamo avuto aiuti dalle istituzioni, purtroppo, questo bisogna dirlo, perché non è facile, nemmeno per le istituzioni calabrese, dare un aiuto economico, no? Però noi ci stiamo provando in tutti i modi e penso che sia molto bello, ecco, 360 gradi, quello che fate, perché comunque, a prescindere da aiuti o meno, cercate di portare, sì, quello che è questo tipo di arte oltre confini. Come noi andiamo in giro per tutta Italia, Europa, perché non devono farlo anche gli altri e venire in Calabria? Giusto. Quindi è proprio qua. Io quando gli dico ai miei amici, venite a partecipare al contest a Catanzaro, che poi andiamo al mare, andiamo in montagna, sì, mangiamo. Cioè, proprio per far capire che sì, vengo in Calabria, e in Calabria poi che faccia? Non ti preoccupare, perché poi ti innamorerai, tornerai tutti gli anni, perché effettivamente è così. Noi di posti belli ne abbiamo visti nei nostri viaggi, durante
la nostra vita ai concorsi in tutta Italia, in Europa, però noi non siamo di meno, fra. E perché quindi non dove? Io questo gli dico, noi veniamo in Lombardia, veniamo in Toscana, adesso dovete venire un po', ma non tutti in massa, anche un po' per volta. Allora, andiamo un po' su questa parte di miniature. Allora, iniziando dalla prima. Iniziamo da questa zona qui, è la zona che ci riguarda personalmente, perché questo è un kit, questa miniatura, è un kit che ha scolpito interamente Carlotta. Wow. Quindi è un kit che noi abbiamo messo in vendita da quest'anno, no? Sì. L'ultimo lavoro fatto. Da qua nasce l'idea di voler fare un pezzo di protesta. Okay. E infatti abbiamo deciso di creare questa composizione, questa cornice, dove abbiamo messo la miniatura di scolpita da Carlotta, dipinta da me, in uno scenario quasi post-apocalittico. Però in realtà no. Cioè, questo è uno scenario che purtroppo oggi viviamo tutti i giorni. Ecco. Quindi è molto attuale. È molto reale. Abbiamo vinto un premio, infatti, molto importante su questo pezzo come miglior opera di protesta, di denuncia. Molto bello. Lo stesso discorso è per questo pezzo qui. Questo è Tormento, è sempre un pezzo scolpito da Carlotta. Infatti qua potete vedere il pezzo scolpito a mano, sì, in argilla polimerica, il kit in resina, quindi poi creato, e poi dipinto come ultimo passaggio. Questo è proprio il prodotto finito, e questo è un pezzo pure molto importante del kit che abbiamo prodotto e venduto in tutto il mondo. Ma lo possiamo dire perché ci sono copie in Australia, in Canada, in Germania. E invece questo... Questi sono dei pezzi che si trovano così in commercio e io ho solo dipinto. Questo è un pezzo di una nostra carissima amica, sono le uova zombie di Elisabetta Visentini. Ah, ok. È una ragazza, una nostra amica lombarda, che fa solo uova. Si è inventato questa linea di uova. Elisabetta detta la gallina. La gallina, sì. È molto carina. Questo è un pezzo che noi ci teniamo tantissimo, perché è il nostro oro l'anno scorso a Monte Sansarino. Questo è bellissimo. Sì, è un pezzo che abbiamo studiato, creato... All'inizio doveva essere solo questo, poi è diventato piano piano. È cresciuta la famiglia. Abbiamo deciso di scolpire un'ambientazione interna. Poi qui c'è un pezzo interamente dipinto da Carlotta, perché Carlotta è anche una pittrice, bisogna dirlo. Vedi, questo è un pezzo che è ancora in lavorazione. Sì. Un'anteprima, vi faccio vedere, prima di essere... Ancora non è finito, vedi, c'è ancora terminato. Il ferro che si vede. E poi questo, una volta finito, verrà prodotto, passerà in serie. Sotto le mani... Prima verrà fatto in serie, ok? Faremo delle copie che si venderà, che sarà un kit di vendita. E poi dopodiché verrà La prima copia, Vittorio, sarà la mia, che dipingerò per la box art, poi verrà messa in scatola, insomma, e poi cercheremo tutto il packaging, eccetera. Esatto. Un altro pezzo molto bello cui noi teniamo particolarmente è lei, che ancora non è dipinta, però. Ancora non è dipinta, questo è anche un pezzo unico. Questo è un pezzo unico. Anche questo, guardate. Qua ve lo spiega Carlotta, perché qua ci vuole il tuo... No, beh, la spiegazione sarebbe troppo lunga. È una rappresentazione di Eva mentre coglie la mela, insomma, il paradiso terrestre. Io rimango sempre impressionato dai dettagli, perché secondo me, per assurdo, più cresce di scala, chiaramente più devi scendere nel dettaglio. La parte è bella. Sì, più o meno. Insomma, se qualcuno fosse interessato a questi pezzi d'arte, dicevamo che possono andare sulla vostra pagina, sì, che poi chiaramente vedete tutto in descrizione, eccetera. Basta anche che andate sulla pagina Instagram. Allora, ragazzi, abbiamo appena finito, sto uscendo, voglio soffermarmi a quest'opera d'arte. Ecco, la vedete così alle mie spalle. Questa è una casa che è stata progettata e realizzata dall'architetto Corrado Chiappetta. Lo vogliamo ricordare, mando anche un saluto al figlio Giuseppe, che gentilmente mi ha mandato anche alcune informazioni. È veramente uno spettacolo, quindi volevo soffermarmi su questo particolare, perché anche nel reel su Instagram vi facevo vedere la casa dall'esterno. Quindi salutiamo Carlo e Carlotta, vi ringrazio per aver guardato questo video. Non dimenticatevi
di cliccare e registrarvi sulla pagina, cliccate sulla campanella, così vedrete sempre i video appena escono e sarete notificati. Ora si ritorna a casa e si lavora. Ciao ragazzi!